compreso quello che sta succedendo a Milano. Le chiedo solo di seguirmi il più possibile, nel senso che tanto arriviamo su tutti i temi, e di rispondermi brevemente, così le posso fare molte domande. Io ero partita dai sondaggi, anche perché lei avrà certamente letto Belpietro, che dice di lei che deve fare attenzione con Salvini, perché lei rischia di fare la stessa fine di Fini con Berlusconi. Non so se le è piaciuto tanto, se l'ha offesa il paragone. Ma guardi, lo considero francamente un paragone molto improprio, molto forzato, nel senso che quello che Fini fece fu tradire la destra. Non penso che questo si possa dire di Giorgia Meloni. Non penso che di me si possa dire che cambio posizione in funzione di chi mi adula. La mia particolarità, la particolarità di Fratelli d'Italia, è proprio essere rimasti sempre dalla stessa parte, aver continuato sempre a difendere le stesse idee, non aver mai rincorso le sirene del potere facile, del potere immediato, delle alleanze che cambiano. Noi siamo quello, siamo sempre lì, quindi non so a che cosa ci si riferisca, ma oggettivamente non penso che si possa dire. Forse Belpietro vuole dire che, non lo so, che i rapporti tra la Meloni e Salvini sono paragonabili a quelli tra Fini e Berlusconi? Direi proprio di no. Quando mercoledì scorso il Senato ha votato per processare Matteo Salvini, c'ero io ad ascoltare l'intervento di Matteo Salvini e non ho visto altri leader, non ho visto altri esponenti politici. L'abbiamo visto e l'abbiamo raccontato. Un paragone lei mi molto ha detto forzato. Sono a Milano.